A Pescara il giorno del riconoscimento assegnato a quanti hanno contribuito a onorare la comunità pescarese con meriti personali o collettivi, favorendo la divulgazione dell'immagine di una città ricca di eccellenze nei più svariati campi di interesse. È il giorno del patrono San Cetteo e dell'assegnazione di ciattee e delfini d'oro e di menzioni speciali per un totale di 20 riconoscimenti che il Comune assegna come ogni anno nel corso di una cerimonia all'interno della sala consiliare di Palazzo di Città. Carlo Masci, sindaco di Pescara, la città oggi onora il suo santo patrono. È una cerimonia molto sentita, oggi è San Cetteo e in questo giorno noi celebriamo la pescaresità, diamo risalto a coloro che nel tempo si sono messi in evidenza e hanno portato in alto il nome di Pescara per consolidare un rapporto tra la comunità e le persone che vivono questo territorio, mettendo in evidenza le persone che hanno dato tanto a Pescara. È un momento emozionante, è una cerimonia veramente importante per la nostra città. La cerimonia, presentata dalla giornalista Mila Cantagallo, si è aperta con le note dell'inno d'Italia e la consegna della cittadinanza e della Costituzione italiana ad alcuni giovani. Le menzioni sono state attribuite a Nicola Carlone, Marcello Di Russo, Fabio Florindi, Crabs Pescara Football Club e alla memoria di Massimo Brunetti. I delfini d'oro assegnati a Paolo Passamonti, Enrico Melozzi, Carlo Pace Napoleone e Vincent Scarza. Infine, 11 ciattè d'oro consegnati a Licio Di Biase, Massimo D'Anolfi, Alfonso Patriarca, Paolo De Angelis, Antonio Caponetti, Luciana Ferrone, Florio Corneli, Franco Pomilio, Lucrezia Guidone, Gianfranco Pirone e Don Francesco Santuccione, parroco di San Cetteo, che ascoltiamo al TG8. Festa grande perché San Cetteo, patrono della città di Pescara e tutta la diocesi. Io dico che San Cetteo lo dobbiamo invocare perché c'è solo questa clientela, non è come altri santi, è stato scelto dalla Chiesa solo per Pescara e per la diocesi. E siccome è stato vescovo, pastore, evangelizzatore, poi pacificatore, ci ha rimesso la vita per la pace, allora chiediamo la sua benedizione, la sua intercessione, perché anche noi, nel nostro piccolo di questi tempi, diventiamo beati pacificatori. E direbbe Papa Francesco, ogni cristiano nel piccolo è un artigiano della pace, e questa è la gioia, volerci bene, aiutarci e far del bene, guardarci attorno. Poi ci riusciamo, facciamo pace, chiediamo perdono, però siamo, come cristiani, siamo cattolici, col cuore abbracciato tutta l'umanità.